un altro inizio terribile, poi però reggere l'urto e venire a vincere qua è una cosa completamente diversa. Quella è stata un po' la chiave della partita, che tutti hanno reagito subito, hanno cercato di dare forza, hanno cercato di dare tranquillità alla squadra e poi hanno fatto la partita che dovevano fare, per cui doppiamente bravi. Ma è un'impresa quella che avete fatto, mi sembra anche troppo... No, non è mai, troppo non è mai, nel senso che c'è sempre la possibilità di fare qualche cosa di meglio, per cui quello che era importante era stare in campo da squadra, al di là dell'infortunio, perché poi c'è talmente tanta tensione che una qualsiasi situazione di una qualsiasi partita ti può ridurre alla follia, perché funziona così nel nostro calcio. Però poi è doppiamente forza mentale, perché le cose che ti accadono spesso vengono sempre dalla tua testa, di quello che hai timore, di quello che pensi di non poter raggiungere. Allora le difficoltà maggiori vanno messe a posto dentro noi stessi. Ecco, questo volevo chiederle: se doveva essere un nuovo inizio, non poteva essercene uno migliore, cosa è cambiato rispetto a due mesi fa? La testa? No, o anche altro? No, abbiamo scelto un gruppo di giocatori che stanno sempre in campo, la condizione fisica non è quella del finale di campionato, perché poi sono un po' più freschi, stanno facendo un lavoro tutti in maniera corretta, probabilmente si è trovato... Siamo stati fortunati a trovare ragazzi giovani che hanno poi voglia di far vedere il loro livello di calciatori che sono, perché la voglia individuale, la passione per qualche cosa è sempre la chiave di qualsiasi poi successo. L'ultima, tante cose meriterebbero di essere sottolineate stasera, purtroppo non c'è il tempo, una però la risposta di Tonali al suo rientro in campo. Sandro, quando ha giocato una partita magnifica, noi avevamo paura che non riuscisse a fare 90 minuti e negli ultimi 5 minuti ha dato due sgassate che è andato davanti la porta da sé solo. Abbiamo ritrovato un calciatore fortissimo per noi. Grazie mille.